via le mummie che gestiscono il calcio italiano, l'intervento duro di Paolo Cannavaro per quanto riguarda la situazione, la gestione del calcio in Italia. Restiamo in tema calcistico, parliamo del Carpi che sta preparando la trasferta di sabato pomeriggio sul campo del Perugia per i biancorossi. Questa mattina una seduta di lavoro sul sintetico di Fiorano, rientrato in gruppo Bittante, buona notizia per mister Calabro, lavoro differenziato sul campo invece per Mbakogu e Concas, ormai verso il pieno recupero anche Sabbione che dovrebbe essere a disposizione per la trasferta umbra di sabato. Intanto domani pomeriggio alle ore 16 è in programma la presentazione ufficiale di Luca Calapai, l'ex difensore del Modena, accordatosi col Carpi fino al 2020 con opzione di estensione del contratto fino al 2022. Voltiamo pagina e parliamo di pallavolo perché torna in campo domani sera la Liugionor Meccanica nel posticipo della quinta giornata di Serie A1 femminile, big match al Palapanini contro Novara, il remake dell'ultima finale scudetto. Ne abbiamo parlato con Laura Herman, sentiamo. Laura, dopo 10 giorni di lavoro si torna in campo per un big match contro Novara, come arriva la Liugionor Meccanica? Questi 10 giorni abbiamo lavorato, ci siamo messe tanto in campo a giocare, a conoscerci e quindi stiamo crescendo, siamo sempre in crescita, quindi credo che questa squadra piano piano sta arrivando al livello che potrebbe giocare. E anche la prima rivincita dopo la serie di finale scudetto dello scorso anno, che si è chiusa con una sconfitta al Palapanini, quanto ci tenete da questo punto di vista? Sicure quelle che sono rimaste, cioè, ci tengono tanto, soprattutto io, cioè, mi è stata molto dura perdere la finale perché quando sei lì ovviamente la vuoi vincere, quindi è stato molto difficile, però ora ci metteremo in campo tutto, però cioè, le cose si vincono alla fine, quindi io sono convinta che possiamo fare una bella partita, però chiaro, magari se non riusciremo lo faremo più tardi nel campionato. Che partita ti aspetti? Cosa bisogna fare per battere questa Novara? Sicuro, dobbiamo metterci tutto in campo, poi sai, quando una è convinta, quando una fiducia, ci mette la grinta, le cose vengono anche da fuori da sola, e quando una si diverte, cioè, comunque stai sempre giocando bene, quindi io auguro questa cosa alla mia squadra perché secondo me sarà una cosa molto importante. E col volley chiudiamo, lo diamo appuntamento con il TRC Sport, a tutti voi che ci avete seguito.